scusi. Presidente, mi scuso, ho ricevuto in questo momento, cioè ho ritirato io in questo momento dalla mia cartellina una serie di risposte scritte che peraltro non avevo chiesto come risposte scritte a alcune delle interrogazioni, se non tutte le interrogazioni di mia competenza che discuteremo oggi. Non ho fatto in tempo a leggere, quindi comunque la discussione la vorrei fare, perché magari spingerò durante la risposta le cose che sono state sicuramente scritte anche ampiamente dal dirigente Miraldi in relazione a questa prima interrogazione, che però mi ha incuriosito perché una determina che riguarda l'affidamento per lo studio e la ricerca della comunicazione visiva nella cinematografia con riferimento alla grafica e ai grafismi utilizzati nell'ambito del cinema e della pellicola digitale, insomma, mi ha lasciato un po' subito. Ci saranno le ragioni, dopo c'è una lunga spiegazione. Io chiedo però di conoscere, rispetto a questa determina, per quali ragioni è stato affidato l'incarico, per quali ragioni è stato scelto l'affidatario, quali vantaggi concreti comporta una ricerca sulla grafica e i grafismi utilizzati nell'ambito del cinema e della pellicola digitale per le aree o del comune di Frascati, quali risultati pratici ha prodotto l'incarico affidato. Vedete, devo dire la verità, tutte le cose che il comune fa si scoprono attraverso la lettura, si manifestano, si scoprono per chi legge attraverso la lettura delle determine, che sono ormai gli atti con cui, diciamo così, le attività del comune vengono in qualche modo determinate appunto principalmente dai dirigenti. In questo caso francamente mi sono domandato un po' quale fosse, diciamo così, il retroscena, la giustificazione di questa ricerca sulla grafica e i grafismi nella comunicazione visiva e nella cinematografia nell'ambito del cinema della pellicola al digitale, dalla pellicola al digitale. Anche qui confesso la mia ignoranza e attendo una risposta. Grazie consigliere Adotti. Un attimo prima di andare avanti, vedo lì su una sedia che c'è un macchinetto, una telecamera, non so. Se magari sapete di chi è, magari. La bomba. Di Lanzi Italiano, sta prendendo la fatto fuori. Se magari. Poi magari potrà rientrare se si accrediterà, grazie. Prego, assessore Sbardella, per la risposta. Intanto ringrazio il consigliere Adotti per l'interrogazione che ci permette di accendere la luce, di spiegare le ragioni di questa iniziativa. Allora, andiamo punto per punto, anche perché il dirigente Ghilardi è stato particolarmente preciso nel rispondere all'interrogazione per iscritto. Allora, le ragioni per cui è stato affidato questo incarico. L'impegno di spesa, che è pari a 3.050 euro a favore del professor Massimo De Razzi, è relativo a uno studio complesso che è servito a realizzare il materiale promozionale riguardante l'iniziativa Cinciniamo, del quale qui ho una copia, che è stato ispirato all'idea del giornalista Iovino, attuata dal 16 al 31 ottobre 2015, e che ha interessato un vasto pubblico, ponendosi in simbiosi con la contemporanea Festa del Cinema di Roma, con il fine di sottolineare una delle vocazioni di Frascati, ovvero quella di città del cinema, già esaltata negli anni passati attraverso altre importanti iniziative come le mostre di Lazio Secchiaroli, Ciao Anna, Dino Guazzelli e tra tutte la mostra Come nasce un sogno, che totalizzò un massissimo riscontro di visitatori. Il lavoro che è stato condotto è stato un lavoro di ricerca delle immagini di film legate al nostro territorio per la realizzazione di un percorso di cineturismo e unita a questa la selezione e la rielaborazione delle immagini che sono state utilizzate dai restauratori per garantire la piena disponibilità senza immagini che non erano coperte da diritti, quindi senza vincoli di diritti. Le ragioni per le quali è stato scelto l'affidatario. Per la positiva riuscita dell'iniziativa e al fine di realizzare l'immagine coordinata è stato individuato il professor Massimo De Razzi. Chi è il professor Massimo De Razzi? Il professor Massimo De Razzi è docente presso l'Accademia delle Belle Arti di Frosinone.
presente in diverse iniziative presso università italiane e altri enti pubblici per la realizzazione di progettazioni grafiche di prestigio. Il risultato è stato ovviamente di alto livello e ha richiesto una serie di azioni propedeutiche di studio che fornissero in breve lasso di tempo a disposizione per realizzare questa iniziativa tutti gli elementi utili per realizzare dei prodotti che verranno poi riutilizzati nelle prossime edizioni dell'iniziativa, che dunque è l'intenzione di questa amministrazione riprende. Scopo della manifestazione era quello di dare un impulso di avvio per codificare nel tempo un'iniziativa che deve diventare imprescindibile anche per gli operatori della ristorazione che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto. Il professor Grazia ha partecipato da subito all'incontro con i ristoratori e ha focalizzato la sua ricerca su immagini relative a produzioni realizzate in particolare sul nostro territorio, sviluppando il brand della grafica nonché la pianificazione della comunicazione. La scelta è ricaduta su di lui, che aveva già collaborato oltretutto con il Comune di Frascati in altre occasioni, per ottenere un prodotto di alto profilo e per impostare dall'inizio un'immagine di qualità. Tutto questo a vantaggio della comunità e con il fine di reiterare la manifestazione utilizzando quanto prodotto per la prima volta in questa prima edizione del 2015. Aggiungendo eventualmente altri materiali promozionali a spese dei futuri interessati, man mano che si amplierà, come tutti noi speriamo, la platea di quanti vorranno concorrere all'ulteriore valorizzazione dell'immagine di Frascati. Quali vantaggi comporta per l'ente questa spesa? La spesa rappresenta un investimento di avvio teso al coinvolgimento dei ristoratori e non solo di Frascati, per codificare negli anni a venire, come abbiamo detto prima, il rapporto tra Frascati e il cinema, attraverso la messa in campo dei vari punti di forza che non si limiteranno soltanto all'aspetto enogastronomico, ma anche alle emergenze storico-artistiche e naturalistiche, alle diverse vocazioni della nostra città, che non trovano facile confronto. La spesa non sarà infatti reiterata, perché questa spesa appunto era questa di start-up, perché lo scopo era di suscitare un interesse e una sensibilità più consapevoli verso l'immagine di Frascati per attrarre pubblico accorto, attento e qualificato. Quali risultati pratici ha prodotto l'incarico affidato? La realizzazione dell'immagine ha reso immediatamente riconoscibile il brand. Ha creato un indotto diffuso che non ha comportato soltanto la frequentazione mirata dei locali dei ristoratori che hanno aderito alla studio dell'iniziativa, ma anche gli altri esercizi commerciali, contribuendo così all'ulteriore valorizzazione del carattere originale poliedrico che da sempre contraddistingue Frascati. Realizzare l'iniziativa, lasciando a ciascun ristoratore la libertà di creare un sistema di comunicazione personalizzato, magari adottando delle immagini già viste parecchie volte abusate, tutto dopo, Leonardo Fabrizi con Alberto Sordi nell'atto di mangiare gli spaghetti, avrebbe potuto creare un effetto dispersivo e non necessariamente riferito alla festa del cinema di Roma, che invece cosa che invece era nelle intenzioni di questa amministrazione. Se così fosse avvenuto, dell'iniziativa Ci Ingegniamo non sarebbe rimasta traccia e avremmo dato adito all'ennesima iniziativa taglio provinciale e campanilistico. Se il messaggio sia stato recepito, così come le intenzioni di chi lo ha ideato, si vorrà appurare e confermare ovviamente con il tempo. Quindi questa iniziativa era un'iniziativa di start-up per una manifestazione, per una per un'iniziativa che verrà comunque reiterata nel tempo. Grazie.